Ben ritrovati all'appuntamento con il nostro e vostro Minuto Divino. È domenica 21 aprile e parliamo qui in questo spazio, ringraziandovi anche per l'affetto con cui ci seguite sul blog 45esimoparallelo.net, di una notizia rimbalzata sulla prima di Wine News. C'è voglia di agritech, il mondo del vino di fronte alle incertezze del quadro economico e geopolitico mondiale, a crisi sanitarie e climatiche, shock energetico, inflazione ed extra costi, risponde con la voglia di innovazione. 3 imprese su 4 in Italia hanno messo mano al portafoglio nel quinquennio 2017-2021 per rinnovare le strutture e ammodernare impianti e processi, dovendo comunque rinunciare il più delle volte a una parte delle iniziative programmate per via dei rincari e del quadro che è fortemente mutato, purtroppo in negativo, anche se una percentuale ancora maggiore delle imprese, 78%, si è dichiarata propensa a investire anche nei prossimi 5 anni, nonostante la situazione resti piuttosto critica sul piano degli equilibri dei rapporti internazionali. A dirlo è uno studio sull'innovazione nel settore vitivinicolo realizzato da Ismea nell'ambito delle iniziative della rete rurale della PAC, ovvero la politica agricola comune della Unione Europea. Un bel segnale perché il mondo evolve e perché è giusto utilizzare la tecnologia, innovare per essere ancora più competitivi e soprattutto per guardare al futuro. Il nostro Made in Italy del vino, soprattutto dopo Vinitaly, dice questo: c'è da avere voglia di futuro e di fare strategia di impresa. Grazie per essere stati con noi, viva il mondo del vino, lombardo e nazionale.